Nuova vita per il parco di Viarno. Ad Arezzo si è infatti conclusa una parte della riqualificazione dell'area verde. Beh, è stato fatto un intervento complessivo su tutta l'area del parco, una manutenzione straordinaria che ha riguardato i vialetti, tutti i canali di scolo, le fognature, aree giochi nuovi, c'è un'area per i più piccoli qui alla mia sinistra, un'area per i bambini più grandi laggiù dietro, e poi è stato fatto un mezzo campo da basket, un campo da pallavolo, il campo da ping pong e tutta l'area per il pattinaggio nuova, trattata con delle resine, verniciata, sembra quasi una piscina, e quindi è un parco completamente rinnovato anche negli arredi, nelle panchine, nei cestini. Settimana prossima abbiamo lasciato in sospeso un'ultima cosa, perché non è arrivata la fornitura, verranno sostituiti i corpi illuminanti con una nuova illuminazione a LED e verranno installate 4 telecamere. Non ce l'abbiamo fatta questa settimana perché il Covid ha ritardato le consegne, però credevamo giusto aprirla ai tanti cittadini che nel corso di questi mesi ci hanno chiesto in continuazione quando avremmo aperto il parco. Conclusi tutti gli interventi, si raggiungeranno i 250.000 euro di investimento per un'area che da tempo necessitava di un rinnovato decoro e di una messa in sicurezza. Ho cercato in questi anni di riqualificare tutte le zone della città e avere un occhio di riguardo in più verso quelle zone che hanno qualche problema un pochino più evidente. È chiaro che io mi limito alla parte di funzionalità, quindi di manutenzione, e poi dopo tutto ciò che riguarda invece la frequentazione non riguarda il mio assessorato, però io cerco di mettere nelle condizioni i cittadini di poter fruire di ambienti sicuri, nel senso con attrezzature, illuminazione, videosorveglianza, ben mantenuti, e poi il resto ci pensano le forze dell'ordine, ci pensano gli assessori che hanno competenze diverse dalle mie.